Ciao ragazze, come state? Come vedete, questa è una location improvvisata perché Silvia si è svegliata tardi per fare questo video. Quindi sono le 5:40 di pomeriggio e la luce naturale non esiste, per cui io ho dovuto girare il video in queste condizioni. Quindi con tutta la luce accesa davanti allo schermo del computer, anzi, vediamo se riesco a mettere una schermata completamente bianca, ecco meglio. Magari mi tolgo anche gli occhiali o no? No, chi se ne frega. Allora, bentornate sul mio canale e benvenuti appunto in questo video. Oggi vi volevo recensire due profumi da uomo che mi piacciono tantissimo. Visto che qualche tempo fa avevo girato avevo girato il video i profumi dell'husband, quindi i profumi di mio marito, oggi vi volevo girare un altro video che riguarda sempre i profumi di mio marito, che sono due profumi che sia io che lui amiamo particolarmente. Quindi ve li vado subito a mostrare. Il primo che vi vado a mostrare è questo qui. Questo è Uomo di Salvatore Ferragamo. Questo gliel'ho regalato io a Simone poco prima del matrimonio. Ed è appunto il profumo che lui ha utilizzato il giorno del matrimonio. Me lo sono già spruzzato, così ve lo vado a descrivere bene. Vi faccio prima vedere la boccetta e poi vi descrivo le note e quant'altro. Allora, questa bottiglietta qui è da 50 ml. Come vedete, il liquido è ambrato, spero che lo vediate. Davanti c'è proprio solo scritto il nome del profumo, cioè Uomo, e poi sotto c'è scritto Salvatore Ferragamo. Abbiamo un piccolo cappuccio di plastica e poi abbiamo il vero e proprio dispenser, quindi lo spray, che è proprio questo pulsante qui dove c'è intagliato Salvatore Ferragamo, appunto. Sembrerebbe quasi essere di metallo e si spruzza proprio così, zac. Io me lo sono già spruzzato, così appunto ve lo posso descrivere al meglio. Vi dico subito che questo è un profumo del 2016 ed è della categoria orientale legnoso. Come sapete, io mi sono scritta le note perché mi scrivo le note di ogni profumo di cui vi vado a parlare e quindi adesso ve le dico. Allora, le note di testa sono pepe nero, cardamomo e bergamotto. Le note di cuore sono dolciumi, fiori d'arancio e ambroxan. Le note di fondo sono legno di cashmere, cepanchi, sandalo e fava tonka. Allora, vi vado subito a dire che questo profumo è meraviglioso perché praticamente è un profumo che secondo me è incoerente, si contraddice. Perché tu quando leggi un profumo, leggi questo nome del profumo, Uomo, immagini magari una fragranza orientale, legnosa, mascolina, come posso dire, magari agrumata, aromatica, fresca, amara. Tutt'altro, quindi questo nome uomo fa pensare una cosa che poi di fatto non è, perché è un profumo estremamente dolce, ma non un dolce stucchevole, nauseabondo che ti prende la testa, è un dolce adatto proprio a un corpo maschile. Cosa devi fare, Panky? Devi buttare giù tutto. È proprio un dolce adatto a un corpo maschile. Vi spiego, si sente subito all'apertura il pepe nero. E poi, mano a mano che il profumo si accosta sulla pelle, quindi potrebbero passare da un quarto d'ora a 20 minuti, diciamo dopo la mezz'ora, si sente proprio questo odore di dolciumi, ma dolciumi caldi, avvolgenti, ma non torta della nonna appena sfornata, proprio un profumo dolce, è una dolcezza, ecco come si può de definire una dolcezza ambrata, leggera, carezzevole, che però si fissa sulla pelle e non se ne va più via. Perlomeno sulla pelle di Simone questo profumo è veramente molto persistente ed ha un sillage veramente veramente ampio. È un profumo che costa, mi sembra, sui 50 euro con lo sconto, mi pare. Perché adesso il prezzo originale non lo so, io l'ho acquistato con uno sconto e l'ho pagato 50 ml 50 euro, quindi 1 euro ml nel mio caso. Vi ho detto questa parentesi perché non ve l'ho detta prima. Vi dicevo, si sente subito il pepe nero, mentre invece dopo l'assestamento sulla pelle si sente questa dolcezza ambrata che permea la pelle appunto per diverse ore. È percepibile anche dopo un'oretta, ma anche due, anche la fava tonka in tutto questo bel bouquet. Ed è veramente buono. Il pepe nero continua a fare da sfondo a questa fragranza dolce, ambrata e anche fava toncata. Il pepe nero si sente sempre. È un profumo molto arioso, ma arioso e leggero non significa appunto che è un profumo volatile. È un profumo che si fissa sulla pelle, però è leggero, nel senso che non opprime le narici, non stufa, ma anzi è un profumo coinvolgente,
proprio coinvolgente, ti fa proprio venire voglia di annusarlo. Nella piramide non è presente, ma io sento un pochino di liquirizia. Addirittura in alcuni momenti sento la liquirizia e la violetta che sono presenti all'interno dell'Olita Lempicka Eau de Parfum. Non so se ve lo ricordate, se lo conoscete. Io l'ho finito qualche tempo fa e anche quello ve l'avevo descritto. Qui si sente la liquirizia che sembra quasi una liquirizia e viola. È veramente, veramente un profumo inconsueto e se volete fare un bel regalo a vostro marito, a vostro fratello, a vostro fidanzato, eccetera, 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 ma anche vostro papà, vorrete regalare un profumo per Natale, questo qui io ve lo consiglio tantissimo perché stupite veramente la persona. Si aspetterà un orientale, un legnoso, un aromatico, un agrumato e voi lo stupite con questa bomba qui dolce. Ma non è una bomba dolce gourmand che stufa, è una bomba dolce gourmand inaspettata su un corpo maschile che dà veramente il meglio di sé, perché dovete capire che si sente anche il pepe nero, quindi non è solo dolciumi e basta, si sente il pepe nero, si sente l'ambra, si sente la fava tonka e poi si sentono anche questi dolciumi molto molto vaporosi. Buono, 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 non c'è veramente investimento migliore per soldi spesi in un profumo, mi stavo già perdendo. Bene, io adesso vi ho descritto il uomo Salvatore Ferragamo, fatemi sapere se l'avete già sentito e che cosa ne pensate. Tra l'altro mi piace anche la pubblicità che ho visto su YouTube, la campagna pubblicitaria, e c'è quell'attore Ben Barnes, veramente lo trovo azzeccato. Mi piace, promosso. Un altro profumo di cui vi voglio parlare oggi, un profumo maschile, è questo qui. Lo vedete? Spero di sì. Forse si vede meglio se lo metto così o così. Questo qui è l'Assenzio di Erbolario e questo è un profumo che ho regalato io a Simone nel mese di agosto, cioè quando fa lui il compleanno, perché è un leone. Questi sono 50 ml di prodotto, l'ho pagato 21 euro, 21-22 euro, insomma, prezzo canonico delle fragranze di Erbolario e ve lo vado a raccontare. Questo qui fa parte della famiglia olfattiva aromatico speziato Unisex. Quindi qui parliamo di un profumo che si addice, che è stato pensato appunto dall'erbolario, sia per un corpo maschile che per un corpo femminile. Qui abbiamo come note di testa arancio, limone di Amalfi e Assenzio Romano. Come note di cuore abbiamo l'artemisia, coriandolo, la lavanda e il cardamomo. Come note di fondo abbiamo il garofano, il geranio, il cedro, il muschio, il patchouli e il benzoino. Abbiamo veramente una piramide molto molto ricca, però poi in realtà di tutte queste note, per esempio il patchouli assolutamente non è pervenuto, per quanto mi riguarda neanche il cedro, neanche il muschio. Questa qui è una fragranza veramente particolare, mi ricorda molto lontanamente, ma proprio lontanamente, il 67 Artemisia di Pomellato di cui vi ho parlato qualche tempo fa, perché comunque l'Artemisia qui, fusa insieme all'assenzio e anche alla lavanda, al coriandolo, fa veramente un bouquet pazzesco. Sa, addirittura è anche un pochino pungente, ma non pungente acre o acido, è pungente, quel pungente che si addice a un corpo maschile, quindi non è piantifero, naturale, neutrale, erbaceo e basta. È una fragranza erbacea pungente al punto giusto che proprio si sposa bene con un corpo maschile. Io la trovo straordinaria, che poi questa qui addosso a Simone non vi sto manco a dire quanto dura. Tipo 12 ore. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Io ho provato anche la crema per il corpo, mi sono trovata molto molto bene perché è profumatissima anche quella, quindi piacendomi questo profumo, anche la crema per il corpo l'ho trovata eccezionale. Questo qui non è un profumo che utilizzerei io perché, come vi dicevo prima, lo sento meglio su un corpo maschile, però se vi piacciono le fragranze che hanno proprio l'assenzio, l'artemisia, la lavanda, il coriandolo come note principali, come note che si sentono, assolutamente ve lo consiglio, sì. La componente floreale non ce la sento tantissimo, quindi garofano, geranio assolutamente non li sento, ma in realtà io personalmente non sento neanche la componente agrumata. Quindi, cioè, sento che è un po' pungente, ma non è quel pungente, come vi dicevo prima, molto molto aspro, molto molto acre che potrebbe anche volgere in odori sgradevoli. È veramente una pungenza indicata per un corpo maschile. Spero di essermi spiegata bene perché questo profumo e anche l'altro non sono profumi facili da descrivere perché non abbiamo proprio la nota chiara così. Però
abbiamo veramente tante note e quindi è difficile prenderci. A me piace tantissimo, a Simone piace veramente tanto, infatti vedete quanto ne ha, è solo più tanto così perché si è trovato veramente bene. Non credevo che gli potesse piacere così tanto, l'ho scelto un pomeriggio così proprio perché non sapevo quale prenderli, ero indecisa tra questo e il ginepro nero. Però il ginepro nero è un po' più, un po', non più pungente, un po' più aspro, tende ad essere un po' acidulo, per cui ho preferito una fragranza del genere. Veramente buono e un profumo anche questo, come uomo di Salvatore Ferragamo, abbastanza inconsueto su un corpo maschile, perché noi, come dicevo in precedenza, siamo abituati a sentire su un corpo maschile profumi un po' legnosi, orientali, acquatici, agrumati, insomma, è difficile trovare un profumo aromatico come questo oppure gourmand come quello su un corpo maschile. Io dico che si sposano veramente molto molto bene e anche questo lo consiglio se dovete fare un regalo per Natale o compleanno, eccetera, eccetera, perché è veramente ottimo. Un profumo inconsueto, quindi non è il solito legnosone orientalone maschile. Lo consiglio assolutamente, diciamo che questo qui ce lo sento molto invernale perché è molto avvolgente, molto caldo. Sembra, vi dicevo, sembra un bastone di liquirizia. Bastone di liquirizia dolce. Mentre invece questo qui lo sento un pochino più primaverile, un pochino come il 67 Artemisia di Pomellato. Tende ad essere un pochino primaverile perché richiama proprio l'odore delle piante, erbaceo. Però ha quel pungente in più che non dà fastidio, anzi lo fa apprezzare ancora di più. Bene ragazze, spero di avervi tenuto compagnia con questo mini 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 video, ma perché volevo assolutamente consigliarvi queste due fragranze. So che Simone le apprezza particolarmente e le apprezzo anche io perché devo dire si sposano molto bene in un corpo maschile. E fatemi sapere se le conoscete e se vi incuriosiscono. Adesso vi saluto, ciao!